Esattamente 22 anni che siamo insieme con la nostra emittente televisiva e siamo contenti di essere ancora con voi. Le prospettive future non sono rose perché, come vi abbiamo annunciato, speriamo di continuare con Canale 2 TV, è quasi certo, però perderemo, e questo è un annuncio che vi abbiamo già fatto, perderemo la nostra seconda rete, che è Canale 2 Extra, tra qualche mese non sarà più ricevibile. Questo perché prima le leggi consentivano, anzi auspicavano, la moltiplicazione dei contenuti e quindi delle emittenti televisive per favorire l'informazione locale, la democrazia, la trasparenza. Ora si stringe tutto, le emittenti locali devono essere pochissime in tutta Italia, e bisogna invece dare spazio ai TG regionali della RAI, per esempio, perché ora saranno ricevibili dall'800 in poi. Avete visto, c'è anche la pubblicità ora della RAI che dice che tra un po' i telespettatori potranno guardare il TG dell'Emilia Romagna, e lo chiediamo all'ospite di oggi. Lei è contento di guardare, che tra un po' potrà guardare il TG Liguria, per esempio? Lei ogni giorno potrà sapere cosa fanno nel Lazio, no? Sì, contento di questa cosa. Ma prima vorrei sapere cosa succede nel mio territorio, ma non per questioni di campanilismo. Un saluto prima di tutto ai telespettatori di Canale 2, a te e a tutta la redazione, grazie per questo invito. Allora, Michele Lo Spalluto, lo avrete capito, è qui con noi, è stato ospite qualche settimana fa per parlare di temi che riguardano la nostra comunità, perché Canale 2, così come dovrebbe essere lo spirito di tutte le emittenti locali, si occupa del proprio territorio da sempre, fa parlare i protagonisti, ma anche diciamo, le comparse, non solo gli attori, tutti. Fa parlare, si parla di temi che riguardano il territorio e si parla di attualità. E oggi ritorniamo a parlare con lui, che è il rappresentante del Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente proprio del territorio murgiano, di Altamura, Gravina, si parla di queste zone. Michele, allora innanzitutto un pensiero sulla trasmissione, l'ultima trasmissione che abbiamo fatto insieme. Che tipo di riscontro avuto? Mi hanno fermato in parecchi i vostri telespettatori e si sono complimentati. Quindi lo dico non per piaggeria, ma la mia è stata la prima voce fuori dal coro. E noi ne siamo quindi contenti. Quindi diversa, e quindi mi hanno chiesto di continuare, certo, per fare chiarezza. E noi dobbiamo, il nostro impegno è quello di solleticare le amministrazioni comunali, perché sappiamo che oltre il solletico non riusciamo a fare, però almeno ci proviamo, ci impegniamo a far sì che qualcosa possa cambiare. Cioè, ecco. Io dico che chi fa informazione è il cane, l'informazione è il cane da guardia della democrazia. Certo, certo. Che è fondamentale e deve controllare quello che succede. Non deve guardare in faccia nessuno. Eh sì, è per questo che siamo scomodi, dicevo prima, le TV locali, molte purtroppo anche storiche della Puglia, saranno zittite, e di questo ovviamente ce ne dispiace per tutto il settore. Allora, la libertà di informazione. Grazie a tutti i partiti politici, dobbiamo dire, che sono al governo, no? Che in questi mesi e continuano a far finta di non sentire, fanno finta che questo tema non ci sia tra le emergenze italiane, fanno finta che tutto è regolare, tutto a posto, non esiste il problema. Nonostante le numerose proteste, email inviate, le PEC, niente, è tutto, le sollecitazioni, è tutto regolare. In Italia l'importante è che ci siano i colossi nazionali, quelli che trasmettono i programmi di grande cultura, no? Dove ci sono gli ospiti che fanno il sesso libero, l'amore libero, queste cose. Vabbè, lasciamo perdere, non entriamo in altri temi. Come avrete notato, alle spalle di Michele Lo Spalluto c'è l'ospedale della Murgia, il nostro caro ospedale, del quale parleremo oggi, perché insomma gli argomenti non mancano anche su questa struttura ospedaliera, vero? Eh sì, è partita, ricordo, questa petizione, che non è stata opera mia, cioè non l'ho lanciata io, e quindi ringrazio
Una petizione online. Sì, una petizione online. Ringrazio la psicologa Marilisa Moramarco che l'ha lanciata insieme, si capisce, ad alcuni pazienti, perché oggi, come ieri, ormai da diversi anni, il servizio, perché è un servizio e avrebbe dovuto essere un reparto, perché è previsto che l'oncologia, oltre ad essere un servizio, anche nell'ultimo piano di riordino della rete ospedaliera, quella dello scorso anno, sono stati riconfermati i 4 posti letto. È un'esigenza, non è una cosa... Ma perché ci sono pazienti che hanno alcuni problemi con i farmaci, hanno altre morbidità e hanno bisogno di essere ricoverati, di essere seguiti in regime di ricovero. E questo purtroppo oggi non è proprio possibile, perché fino ad alcuni mesi fa si appoggiava in medicina e comunque i medici questi pazienti li seguivano. Ora la medicina si è trasformata in Covid completamente. Il servizio di oncologia è stato ristretto in 2 piccole stanze e non si capisce, con tanti spazi che stanno in quell'ospedale, ci sono tanti spazi inutilizzati, non si capisce perché, e soprattutto poi perché lì ci sono appena 2 medici, prima erano in 5 e sono rimasti in 2. Con 2 medici diventa difficile. E qui c'entra ancora una volta la politica. Perché certo, ovviamente la nostra critica non va agli operatori del settore, che fanno sicuramente mille sacrifici. Io che ho potuto, oltre al fatto che conosco gli operatori, perché ci ho lavorato 42 anni, quindi la stragrande maggioranza li conosco e so come lavorano, con grande impegno e con grande sensibilità, anzi bisogna ringraziarli. Non lo faccio perché sono il loro collega, ma perché effettivamente va riconosciuto questo impegno, anche, ricordiamo, da parte di questi 2 medici che lavorano tantissimo, e in 2 è difficile poter soddisfare tutti i bisogni. Cioè, tieni conto che poi questi 2 medici si rendono disponibili anche al di fuori del servizio. Se uno dei pazienti dovesse chiamarli, loro rispondono, non si rifiutano. Ed è un fatto più generale questo della sanità, non solo pugliese. Pensi che secondo un calcolo, una stima, e secondo anche gli ultimi dati, se li poi rapportiamo alla Regione Puglia, solo di infermieri la Regione Puglia è carente di una cifra che va intorno ai 15.000 parate. Cioè intorno dai 12 ai 15.000, anche perché voglio leggervi un po' quali sono gli ultimi dati del CREA, che è Consorzio di Ricerca di Economia e Sanità. In Italia, dice il CREA, da questa ricerca mancano 17.000 medici, 17.000, e 350.000 infermieri, per portare i livelli di cura agli standard di Francia e Germania. Quindi a un livello accettabile. Che pure hanno grossi problemi, perché addirittura assumono infermieri stranieri, sia la Francia che la Germania, e anche medici stranieri. Ci sono molti infermieri italiani, come molti infermieri medici, molti medici italiani che vanno a lavorare sia in Francia che in Germania. Cioè, pensate che i livelli di cura, secondo i dati dell'OCSE, sarebbero 8,8 infermieri per 1.000 abitanti. In Italia invece sono 5,6. Quindi già sono pochi 8. In Francia addirittura, giusto per fare un paragone, sono 10,8 per 1.000 abitanti, e in Germania 13,2 per 1.000 abitanti. E questo, per esempio, è una delle cause delle chiusure di molti servizi,
Per cui quando parliamo di servizio pubblico in questo paese, stiamo attenti. Ma di quale servizio pubblico parliamo? Di un servizio pubblico che ti costringe, per le lunghissime liste di attesa, ad andare in braccio, in bocca ai privati. Comunque lo Spalluto, pur non facendo riferimento a questa raccolta firme, l'ospedale della Murgia, la ASL, ha mandato un comunicato datato 1 febbraio, dove loro dicono: ospedale di Altamura, oncologia al tempo del Covid, l'attività non si è mai fermata come nell'intero presidio. Comunicato del 1 febbraio, dicevo, l'oncologia del Perinei è aperta e funzionante, così come tutto l'ospedale. L'attivazione del centro Covid relativamente al sesto piano del presidio, in cui sono ospitati i riconvertiti reparti di malattie infettive e medicina, non impedisce che l'assistenza sanitaria si svolga normalmente, sia nel day service oncologico sia nelle altre articolazioni operative dell'ospedale, che di fatto sta rispondendo con tutte le risorse a disposizione all'emergenza sanitaria. Le caratteristiche strutturali e logistiche del Perinei garantiscono infatti che le attività Covid e quelle non Covid, sia di ricovero sia ambulatoriali, possano essere effettuate in sicurezza grazie a spazi e percorsi completamente isolati e separati. Continuano dicendo: l'ospedale e gli operatori stanno facendo, di questo non abbiamo dubbi, non stiamo discutendo di questo, notevoli sacrifici, perciò all'utenza chiediamo consapevolezza e condivisione. Un ventaglio completo di servizi e terapie oncologiche, di cui usufruiscono più di 100 pazienti al mese per la chemioterapia endovenosa, e un numero anche superiore per la terapia orale a domicilio, per la quale vengono impiegate terapie innovative e personalizzate, anche con l'uso di farmaci biologici. Lo Spalluto, però, noi l'occasione di rivoluzionare il mondo della sanità assumendo altra gente, lo abbiamo avuto proprio con la pandemia. Questo era forse l'unico aspetto positivo della pandemia, cioè la possibilità di andare in deroga a leggi, previsioni, bilanci, eccetera, eccetera, e poter assumere altro personale. Ma perché secondo lei non si è fatta sta cosa? Perché non si continua a fare? Sì, c'è stata qualche assunzione, ma si sono fatte cose concrete. Cioè, in questo periodo il 70% delle assunzioni sono state a tempo, a scadenza. Sì. Alcuni sono rientrati, quindi nel tempo determinato, sono stati fatti anche alcuni concorsi, quindi alcuni sono stati stabilizzati, è il termine esatto, altri invece sono completamente rimasti fuori. E perché? Perché le regioni non hanno le coperture, soprattutto le regioni del sud, molte delle quali, tra cui anche la nostra regione, che venivano dal piano di rientro, cioè dal piano del debito, che dovevano far rientrare, fino ora a due anni fa. Ora si ritrovano ancora più indebitati. Cioè, fino a due anni fa, attenti. E poi se vediamo come vengono spesi i soldi, all'ospedale Covid, che era partito da 8 milioni, e siamo arrivati, secondo i calcoli, a quasi 20 milioni, l'ospedale Covid, e con tutti poi le tangenti che sono girate, le inchieste, che è qui le responsabilità. Sta indagando. E poi dopo non ci rendiamo conto che le liste di attesa sono lunghissime. Cioè, pensi che anche per via del Covid, gli screening per la prevenzione dei tumori, sì, pensi a Pap test, l'altro, il Pap test. Quelli che si programmano e poi le mammografie, sì, Pap test, mammografie, no, non si fanno più da ormai da due anni. Cioè, tutte quelle donne che avevano superato i 45 anni, che venivano sottoposte a screening tra Pap test e mammografie, ora sono, diciamo, si è bloccato questo screening praticamente, quindi non si fa più diagnosi. E quindi i tumori aumentano e le possibilità di intervento chirurgico, di sopravvivenza, diminuiscono. Eh sì, perché il 30-40% dell'attività chirurgica si è ridotta,
e si è ridotto anche nel campo oncologico, attenti, e si interviene quando magari il tumore è avanzato ed è troppo tardi. E questo è gravissimo, quindi tutta quell'attività di prevenzione secondaria, cioè quella della diagnostica precoce, si fa pochissimo, si fa. E quindi questo creando un documento, danni alla salute, alla salute pubblica. E qui ritorniamo indietro alla trasmissione che abbiamo fatto qualche settimana fa. In un territorio, tutto questo accade in un territorio dove c'è la necessità dello screening, perché abbiamo avuto la morgia inquinata, abbiamo parlato della discarica nella scorsa trasmissione, in un territorio dove ci sono dei fattori ambientali che potrebbero incidere sull'aumento dei tumori. Cioè, non è che siamo... E che sono aumentati. Quindi, perché anche i dati dell'Ares, certo, ce lo dicono, che sono aumentati. Cioè, non siamo in un'isola felice, cioè, che possiamo dichiararci estranei a queste cose. Che sono aumentati dell'oltre 30%, 35%. Ci sono invece altre realtà, sempre nella nostra provincia, che sono aumentate anche dell'oltre 40%, e quindi ci viene detto, vabbè, nella zona murgiana rispettate più o meno il 30% di aumento, ma è sempre un 30% di aumento. Cioè, ecco perché dico, e qua faccio una proposta sulla questione dell'oncologia, perché sì, quei quattro posti... È un tema importante, perché dobbiamo quei quattro posti, ma anche perché badate, telespettatori, cioè ognuno di noi ha avuto in famiglia, certo, un familiare che è stato affetto da tumore. No, tutti quanti, penso che nessuno non ne abbia avuto, e sa la sofferenza di questi pazienti, soprattutto quando vengono sottoposte a terapie, come sono, certo, debilitanti quelle terapie, e che sono necessarie per tentare di sopravvivere. Molte volte alcuni guariscono, ma è l'unica via. Quindi conosciamo la delicatezza di questo, certo, problema, certo. Ecco perché è importante che tutti, a prescindere da quale settore un'associazione opera, cioè, la mia proposta è quella che, oltre a continuare a raccogliere le firme, e quindi coloro che l'hanno promossa... È una petizione online quella di cui stiamo parlando. Coloro che l'hanno promossa vanno riconosciuti, certo, per la sensibilità, vanno sostenuti, no? Ma il sostegno va fatto con la firma. Ma io faccio un appello a tutte le associazioni perché si mettano insieme e facciano una iniziativa, che può essere un sit-in sotto l'ospedale della Murgia, ma anche sotto la regione, in piazza, e quindi fare una serie di iniziative, oltre a raccogliere anche le firme, così direttamente ad personam le firme. E questo appello lo faccio sensibilizzando e invitando tutte le associazioni. Sentiamoci e vediamo insieme di organizzare delle iniziative, perché questa battaglia va condotta fino alla fine, certo, perché due medici sono nostro diritto fondamentale. Due medici sono insufficienti, quei quattro posti letto al di là del Covid vanno attivati. Vanno ampliati a tutti i costi. Erano pochi prima, voglio dire, i posti per l'oncologia. Dobbiamo chiedere di più. Tra l'altro, lo Spalluto, mi scusi se l'ho interrotta, però la politica si è occupata ultimamente di una presunta incompatibilità di un consigliere comunale, ma di questo tema nessuno ne ha parlato? Purtroppo anche la politica della nostra città guarda ad altro e non guarda invece a quelli che sono i bisogni. Cioè, anche perché l'ospedale della Murgia di problemi ne ha, quindi non è soltanto la questione dell'oncologia. Allora io vi invito un giorno a venire con me e a fare le riprese
certo, intorno a quello che sta nell'ospedale della Murcia, e vedete lì tanto di quell'abbandono, tanto di quello abbandono, di quell'abbandono che non è sopportabile, guardate. E lì bisogna andare a fare le riprese. Cioè, chi parla più del rondò per evitare quel semaforo che spesso causa incidenti, che spesso è spento perché mezzo meccanico si rompe, e quanti rischi. Quel rondò ne abbiamo sentito parlare dall'inizio, da quando sono è nato, anni. Anzi ancora prima. Si parlava anche di una fermata ferroviaria, sì, una fermata ferroviaria. Di tante cose belle, cioè, che non si sono più attuate. E si parlava di attivare la tarantina perché si dovesse entrare direttamente dall'entrata principale, e questo non è avvenuto. Che fine hanno fatto? Ci siamo addirittura dimenticati di questo quei progetti, tutti. Perché io mi sento la memoria. Io ho passato una vita in quell'ospedale, l'ho visto nascere, e dico, ahimè, ho avuto anche la fortuna di lavorare l'ultimo anno e mezzo della mia carriera, della mia vita lavorativa, e quindi ho provato a lavorarci dentro per conoscerlo. E quindi ti posso dire, i parcheggi abbandonati praticamente, completamente abbandonati, poi ognuno parcheggia a modo suo, senza nessun ordine, c'è controllo. Poi Arturo, quando fa caldo, quei pochi alberi, ma possibile? E quindi avevo chiesto anche a questa azienda, anche a questa azienda, siccome arriveranno i finanziamenti da parte della regione per piantare nuovi alberi, e questa città, il rapporto verde cittadino è bassissimo, è sconosciuto. E avevo chiesto, scusa, perché non pensiamo a piantare alcuni alberi negli spazi dell'ospedale, visto che c'è un deserto, e quando fa caldo ti sembra di stare proprio nell'alta Murcia. Sì. E è bello quando arriva un paziente e sente quella frescura degli alberi, degli alberi, che è fondamentale. Ma no, ma come? Quella è competenza dell'ASL. E come mai? Il palasporto glielo dai alla ASL per fare l'hub vaccinale, a giusta ragione, perché quello è un servizio pubblico. Lei e tu poi non puoi mettere qualche albero lì. Cioè, giusto? Scelte giusto sbagliate, così. Poi dopo, se tu hai una dirigenza che cambia periodicamente, noi abbiamo il direttore medico dell'ospedale Perinieghi, che è stato nominato alcuni mesi fa. Cioè, se pensi, da quando è stato aperto quell'ospedale, esattamente nell'aprile del 2014, ad oggi, quindi sono 8 anni all'incirca, ad aprile fa 8 anni, sono cambiati 4 direttori. 4 direttori. Medici. Quindi non c'è stata una stabilità anche a livello organizzativo. Ma perché poi se uno dopo qualche mese va via, questa che è stata nominata è addirittura vicario, leggo sul suo profilo, vicario, va bene? E non c'ha quel senso di appartenenza, non si integra. Non ha il tempo di studiare anche tutti con i problemi con gli altri dirigenti. Se poi pensi che finalmente gli ultimi concorsi per direttore di struttura, cioè di primario, sono stati fatti recentemente, finalmente alcuni posti sono stati coperti, quindi all'80% le strutture erano dirette da dirigenti precari, supplenti, diciamo così, a cui veniva affidato un incarico periodico. E quando tu hai un incarico periodico, sei più ricattabile, non ti puoi imporre e chiedere quelli che sono i bisogni della tua struttura, capito? Perché poi dopo, siccome hai timore che l'incarico non te lo rinnovano, allora cerchi di tirare a campare. E quindi adesso che finalmente alcune strutture hanno avuto il direttore con un concorso, quindi
con un incarico quinquennale, mi auguro che su questo ci sia più impegno. Per ritornare sulla struttura, noi abbiamo abbandonato un ospedale che funzionava, che è quello di Viale Regina Margherita. Sì, ma possibile che questo sì, non ma venga? No, cioè, era necessario che se ne facesse uno nuovo, anche perché l'ubicazione che sta al centro, le ambulanze... Ma poteva essere utilizzato per il Covid, per esempio, o sì, per altro? Poteva anche essere utilizzato. E poi ti presenti che metà ospedale ancora sta chiuso, e sta chiuso dal 2014. Che peccato. 2014. E lì era andata una struttura privata, una RSA. Ma abbiamo responsabilità. Ma lì sono stati assegnati dei fondi per ristrutturare e adeguarla, quella struttura. Non so ancora perché i lavori non sono partiti, perché bisogna fare i cosiddetti PTA, che significa presidi territoriali di assistenza, che stanno sulla carta, ma non sono stati mai realizzati. Realizzati. Quindi il progetto c'è, questo lo diciamo. Perché i PTA devono avere tutte le specialistiche proprio interno. Cioè, anche perché, faccio l'esempio io. E poi chiudiamo, se sì. Siamo arrivati. Allora, perché, io, no, faccio l'esempio, metto la faccia. Cioè, io ho mia moglie che è diabetica, e ogni sei mesi, deve fare i controlli. Come tutte le malattie croniche. Allora mi chiedo io, perché, come succede in molte altre strutture, anche nella nostra ASL, nella nostra regione, nel resto d'Italia, tutte le malattie croniche devono entrare direttamente nelle liste d'attesa? Perché se devono fare poi i piani terapeutici che scadono ogni sei mesi e devono andare a controllo, il paziente non deve stare a combattere contro il servizio, oltre a combattere per contro avere le prestazioni minime. Per avere. E così per tutti gli esami. Vabbè. E non puoi sentirti dire, quando chiami il numero verde per l'oculista, ad esempio, per il cardiologo o per altre specialistiche, le liste sono ancora chiuse. Non è una risposta questa. È illegittima come una risposta. Certo, non hanno responsabilità gli operatori che stanno al numero verde, sono disposizioni che gli vengono date. È una risposta che è illegale. Il paziente, il cittadino malato, ha diritto ad avere una risposta, che potrebbe essere che tu glielo dai tra 10 anni. E dici, la risposta ci vuole. E invece le liste sono bloccate. Capito? Emiliano, no, direttore generale dell'ASL, BA, queste cose sono illegali. Io sono dovuto intervenire con una mail durissima al responsabile unico delle liste di attesa, e gli ho detto che questo è illegale, e alla fine va bene, ma io la inserisco, la faccio. E quindi mi ha inserito, mi ha detto, ma questa non è una procedura normale. Non è una risposta. Certo. Questo è un contentino, è un favorino che si fa, perché questa non è legalità. Va bene, lo spaluto, io la ringrazio, purtroppo siamo arrivati proprio al termine della trasmissione. Lanciamo quindi questo messaggio alle associazioni di unirsi per fare rete, per fare leva su questa questione che è importantissima. Di questo dell'oncologia, perché quello è un settore altamente delicato, dove la sofferenza è altissima, certo. E diamo una mano a questi pazienti e ai familiari perché quel servizio possa funzionare al massimo, nonostante le carenze, e ricordiamo l'impegno assunto dagli operatori. Va bene, grazie Michele Lo Spalluto, grazie per essere a voi. Stato qui con noi, torneremo a parlarvi di questo tema che è importante, una cosa della quale sentiamo l'esigenza di approfondire. Quindi appuntamento alla prossima trasmissione, io vi ringrazio per l'ascolto e cedo la linea, come al solito, al nostro Emanuele Giordano con Chicchirichì. Grazie a tutti, a risentirci domani.